Gentili colleghi, stanno scorrendo le immagini di un caso di cardiopatia congenita in questo feto a 21 settimane. Il primo elemento che ci viene in questo momento evidenziato è questa linea iperecogena nella porzione interna di quello che noi abbiamo definito il ventricolo sinistro, che subito ci mette in guardia e subito ci pone il sospetto di una fibrilastosi endocardica. Un altro elemento che viene evidenziato in quest'altra immagine è il fatto che, come si è visto in maniera molto netta, l'apice cardiaco è formato in questo caso dal ventricolo destro. Abbiamo pertanto due elementi. Uno di un ventricolo sinistro più piccolo e con una densità endocardica importante. E il secondo, che si vede bene anche al color Doppler, dell'apice del cuore che è formato dal ventricolo destro. Abbiamo quindi il sospetto di un cuore sinistro ipoplasico. E come potete vedere in queste immagini, anche al color Doppler, notiamo che non vi è il flusso attraverso la mitrale. Ricordiamo che normalmente l'apice cardiaco è formato dal ventricolo di sinistra e nei casi di cuore sinistro ipoplasico questa situazione viene invertita e l'apice invece è formato dal ventricolo destro. Ancora una volta l'immagine al color Doppler mostra come non vi sia flusso attraverso la mitrale. Ancora vogliamo la conferma di questo nostro sospetto ecografico, per cui una volta che abbiamo evidenziato che i due segni in bimode e una volta che abbiamo evidenziato il segno al color Doppler dell'assenza di flusso, anche il Doppler pulsato, come potete vedere in queste immagini, ci dimostra l'assenza di passaggio di sangue tra l'atrio e il ventricolo di sinistra. Vedete in queste immagini come la linea endocardica, cioè della fibrilastosi endocardica, che rappresenta una delle principali caratteristiche che potenzialmente fanno parte del quadro del cuore sinistro ipoplasico, sia particolarmente evidente. Poiché abbiamo notato che in realtà è un ventricolo sinistro piccolo, ma non soltanto abbozzato, ci siamo chiesti che come mai potesse esserci stato questo piccolo sviluppo ventricolare considerando il fatto che non c'era passaggio transmitralico. Ecco che ci diamo la spiegazione, c'è un piccolo difetto interventricolare, come vedete in quelle immagini, confermato anche al color Doppler, che mediante il passaggio di questa piccolissima quantità di sangue dal ventricolo destro al ventricolo di sinistra ha consentito un piccolo sviluppo della camera ventricolare sinistra, che è quella lì, così come la vediamo in questa immagine. Abbiamo notato anche come l'atrio sinistro sia un atrio più piccolo rispetto alla norma, ma con un regolare sbocco delle vene polmonari. Ricordiamo che la discrepanza di dimensioni, infatti, fra i due atri, atrio destro e atrio sinistro, può verificarsi non solo nei casi come i nostri, cioè come il nostro, cioè del cuore sinistro ipoplastico, ma anche per i ritorni venosi polmonari anomali. In questo caso, sebbene sia una diagnosi nelle forme parziali impossibili, nelle forme complete molto difficili, in questo caso abbiamo notato un regolare ritorno venoso polmonare in atrio sinistro. È chiaro che di questo quadro anatomico particolare, malformativo del cuore sinistro ipoplastico, dobbiamo andare a riconoscere degli altri segni, ed eccone un altro. Oltre all'assenza di passaggio transmitralico e quindi assenza di passaggio ematico tra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro, ci siamo ritrovati un'aorta ascendente difficilmente individuabile, ma vedete ancora un altro segno tipico di questa patologia, un arco aortico che si riempie in via retrograda. Vedete, rosso è il sangue che si dirige verso la sonda, il blu è il sangue che invece si allontana dalla sonda. Quindi il
La colonna ematica che passa dall'arteria polmonare al dotto arterioso poi riempie per via retrograda l'arco aortico che, come avete visto, era estremamente sottile. Era molto evidente, infatti, in quella immagine la netta discrepanza di dimensioni di calibro tra il dotto che appariva normale e l'arco aortico che invece appariva decisamente più piccolo. Questa immagine però vuole sottolineare un aspetto molto importante che per quanto il colore, per quanto il pulsato dia sicuramente un ottimo ausilio nel caso delle diagnosi malformative cardiologiche, ricordiamoci che la diagnosi fondamentalmente viene eseguita in B-MOD. E ancora una volta, oltre ai segni che abbiamo menzionati, vedete come in questo caso sia molto evidente il fatto che i lembi mitralici che vediamo indicati dalla freccia in una fase diastolica siano completamente fissi e chiusi e che quindi impediscono il passaggio di sangue dall'atrio al ventricolo di sinistra. E nelle immagini successive cerchiamo di mettere in evidenza l'aorta ascendente. Vedete come normalmente in questa sezione alta, cioè nella sezione mediastinica dei tre vasi, noi vediamo molto bene l'arteria polmonare e il dotto immediatamente dopo la biforcazione della stessa arteria polmonare che circondano l'aorta presa ed infilata. Ma vedete in questo caso che l'aorta è assolutamente difficile da individuare e vedete in questo caso l'arco aortico quanto sia sottile. Ed ecco un altro segno. Quindi abbiamo detto ventricolo sinistro piccolo, fibra elastosa endocardica, apice cardiaco formato dal ventricolo destro, mancanza di passaggio ematico dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro, quindi assenza di flusso transemitralico, e ancora ipoplasia dell'aorta ascendente e dell'arco aortico, confermata anche da un punto di vista flussimetrico da queste immagini. Vedete ancora una volta che l'istma aortico, che vedete lì indicato dalla freccia, quello in rosso, si riempie per via retrograda. Da qui c'è un sangue che ritorna dal dotto rispetto invece al flusso che è anterogrado dalla polmonare dotto verso l'aorta discendente. Abbiamo visto anche che per quanto il colore e per quanto il pulsato ci abbia consentito di confermare il nostro sospetto diagnostico, abbiamo detto che la diagnosi sostanzialmente di cuore sinistro ipoplasico è stata formulata mediante il B-MOD. Questo esame, mentre scorrono immagini relative alla regolare restante anatomia, è fetale per dimostrare di come questa patologia del cuore sinistro ipoplasico possa dare delle manifestazioni quanto mai eterogenee. Andando cioè da casi in cui le dimensioni del ventricolo sinistro sono solo di poco più piccole rispetto al controlaterale, a casi in cui, come quello appena presentato, l'elemento più caratteristico è la presenza di una fibra elastosi endocardica molto evidente, a casi infine in cui il ventricolo sinistro è solo abbozzato, tanto da risultare anche molto difficilmente evidenziabile. Io vi ringrazio per l'attenzione.